Ma ora vi presento una, finalmente una donna che viene sul palco, lei parlerà di vagina, perché ormai l'orario per i bambini è passato, è un architetto nella vita, signore e signori, Francesca con Nicolò. Allora, faremo un incredibile esperimento, si chiamerà Cabaret di Coppia, l'ho già fatto a Praga, perché noi abitiamo a Praga, nel ragazzo Nicolò non parla inglese, quindi non capiva niente di quello di quando parlavo male di lui a Praga. Oh, scusate il problema tecnico, urlo anche a casa d'altronde. Ora lui saprà cosa penso di lui e forse deciderà anche di mollarmi, giusto Nicolò? D'altronde noi non parliamo nemmeno cieco perché l'alfabeto Braille è troppo difficile. Qualcuno l'ha capita? Ecco. Vabbè, grazie. Allora, direi dire, io ho provato altri argomenti sul palco, ma la gente di me non gliene fregava più di tanto. D'altronde non ho il pisello e quindi sono furba. Parlo di Nicolò. Nicolò, te la senti di venire sul palco con noi? Evviva! Ecco. Dovete sapere che però d'altronde lui ha il pisello, io no. Cioè, dovete sapere che Nicolò, dimmi se dico la verità, Nicolò chiama la sua canoa cano vagina, vero Nicolò? Ecco, e lui passa tutta la giornata all'interno, avvolto dentro a questa grande cano vagina e lui si sente felice, giusto? Giusto. Ecco, e niente, lui mi dice, Francesca, anche tu hai una vagina, solamente che la tua è più stretta e la tua non mi porta da nessuna parte, cioè non è un mezzo di trasporto, è obiettivamente un po' noiosa, giusto? E preferisce quella larga, ecco. Infatti io, dovete sapere, sono una pittrice, questa sera ho portato un mio quadro, fa abbastanza schifo, vero? Sì, ed è una cano vagina, ecco, guardate che poesia, cioè per lui questa è come l'origine del mondo, giusto Nicolò? Ecco, dovete sapere che questa è una storia vera, ho fatto un quadro anche per il mio ex che era un ciclista, però a lui è andato peggio perché la bicicletta non aveva la sella. Comunque la ciclovagina, esatto. Comunque, cioè dovete sapere che i miei ex mi tradivano con tutte le canovagine strette, lui una, quindi insomma mi è andata anche bene. Ecco. Una malarga, esatto. Però io sono andata in crisi esistenziale l'altro giorno perché lui mi ha detto, dopo giorni e giorni che andavo avanti con questa cano vagina, cano vagina, cano vagina, uso di più il kayak. Allora chiedo al pubblico, chi sa la differenza tra canoa e kayak? Nessuno? Che il kayak ha il buco più stretto. E tu Nicolò cosa preferisci? Il kayak. Ecco, ecco, quindi c'è qualche speranza anche per me. Allora, dovete sapere che nel 2014 io chiesi a Nicolò, vuoi diventare il mio ragazzo? E lui mi disse, sì, vado a fare un giro in canoa. Ecco, con questo entusiasmo qua, non più entusiasmo di così, non so come sono i vostri fidanzati, ma io sono in questa situazione. Ecco, nel 2015, per questo motivo, dopo tutta sta canovagina, mi ha detto, Nicolò, è finita, per sempre. E lui? Vado a fare un giro in canoa. Ecco, era veramente disperato come lo vedete in questo momento. Così nel 2020, appunto, prendendo ispirazione dal cappuccio viola, appunto c'era il lockdown, eravamo tutti a casa a masturbarci e l'ho chiamato e gli ho detto, Nicolò, vuoi tornare insieme a me? Sì. Vado a fare un giro in canoa. Il che non era così semplice, perché c'era appunto i droni che inseguivano i runner, no? Ma lui era lo stesso in canoa. Quindi vi chiedo, popolo di Susegana, cosa dirà Nicolò nel 2025 e quanto lo mollerò? Vado a fare un giro in canoa! Entusiasmo! Ecco, avete lo stesso entusiasmo che a lui quando fa sesso con me. Ecco. Comunque, dovete sapere, questa è una storia vera, che Nicolò praticamente riceve queste magliette a lavoro gratuitamente e quando facciamo sesso lui dorme con questa maglietta. Cosa c'è scritto?
volontario. Ecco, allora ti chiedo, sei un volontario quando fai sesso con me? Sì. E io preferivo non saperlo. Ecco, e comunque l'altro giorno gli ho chiesto, Nicolò, ti sei mai innamorato di una donna brutta? E lui? Sì, di te. No, perché è vero, perché le sue ex erano tutte muscolose e sportive, quindi per lui, ecco. E l'altro giorno però c'è stato un momento di speranza, perché mi ha fatto per la prima volta un complimento. Mi ha detto, Francesca, che buon profumo. Buona la nuova cartigenica che hai usato. Cioè io ho fatto la spesa, no? E lui stava respirando questa nuova cartigenica e non parlava di me, ma della cartigenica. È una storia vera. E niente, allora io per scaldare un po' l'ambiente ho provato a fargli un complimento, perché non si sa mai, e gli ho detto, Nicolò, che begli occhi azzurri che hai. Guarda, io ho gli occhi verdi. Cioè, non mi ha risposto proprio così, mi ha detto tipo, gnaccio le verdi, cioè, ma per la serie, ma che cazzo se ne frega di che colore sono, no? Insomma, comunque, chiedo un favore all'estetista, ok? Cioè, il mio ragazzo ha delle mani veramente incredibili, te la senti di toccarle? Verresti qui a toccarle? Ti va? Allora, io ve lo dico io per voi, ok? Cioè, sono dure, 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 pieno di calli, sembra un remo, ok? Però il problema è che la mano è l'unica cosa dura che gli è rimasta. Vedete della mia vita, dovete sapere che abbiamo un hobby, noi frequentiamo i karaoke e Nicolò si è dato al karaoke. Indovinate che canzone canta? Barbie Girl. Ecco, prova a cantarla un po'. I'm Barbie Girl. Guardate i capelli. Cioè dovete sapere che lui pensa di essere la Barbie e di vivere in questo mondo perfetto dove io sono Ken e lo mantengo. E lui è convinto. E poi è veramente così. Un mondo magico. E la seconda canzone è? Ci vuole. Un fisico bestiale. Che ci sta, no? Allora, volevo chiedervi, secondo voi, qual è la parte del corpo più bella di Nicolò? È? L'ascella. Mostra l'ascella, mostra. Cioè, lui ha una ascella eccezionale, ma voi avete idea di quanta ginnastica ci vuole per avere una ascella del genere? Cioè, dovete sapere che praticamente noi abbiamo un conflitto di interessi, perché lui va in palestra e pensa a fare così, e io penso a fare così. Quindi insomma c'è qualcosa che non va tra di noi, che tra l'altro l'altro giorno ascoltavo le sue telefonate di lavoro, che sono terrificanti, perché lui chiama i suoi clienti che lo pagano e dice, non fare 7 serie, fanne 8, non fare 8, fanne 9. E gli pagano. Non fare 10, fanne 11. Cioè, ma voi vi rendete conto che voi lo pagate per fare fatica? Cioè, e voi, lui vi guarda, cioè siete dei polli, polli, o forse sono polla io che ci sto insieme. Comunque, ragazzi, dovete sapere che lui è mezzo albino, ok? Quindi siamo andati dall'estetista, mi deve dire l'estetista cosa ne pensa. Abbiamo optato, faremo il trapianto la prossima settimana, questo è il prototipo, per un sopracciglio alla Frida Kahlo. Cosa ne pensi? È vero che è più carino così. Ecco, e voglio chiedere al pubblico, qualcuno sa che cos'è questo? Sì. Cos'è? È quello che fa la pipì. Esatto! Dovete sapere che questa era l'ultima cosa che mi mancava per essere più uomo di voi. Quindi ho realizzato il mio sogno, da oggi in poi potrò andare nel bagno delle donne, chiacchierare con la mia vicina estetista e dire, wow, il tuo è di Swarovski, finalmente spirito di branco, viva! C'è un problema tecnico, che dopo che l'hai utilizzato è pieno di pipì, quindi io me lo dovrei rimettere nella borsa pieno di pipì. Tra l'altro, non so se vedete, ma non è che sia molto pieghevole, quindi o non ci sono ingegneri donna o sono maschiliste anche loro. Comunque, come sono fortunata. Comunque, no, dovete sapere che Nicolò ha un incredibile passatempo, che è quello di parcheggiare la macchina vicino a macchine simili alla nostra, particolare dello stesso colore, e osservarmi mentre io tento di aprirle. Ecco, e a volte anche entro e inizio a parlare con l'altro guidatore e lui si diverte da morire. Poi tra l'altro Nicolò ha
all'armadio in macchina, quindi quando arriviamo in un ristorante tipo anche qui, io arrivo subito, lui sta un'ora in macchina e inizialmente è vestito così, ecco, stasera non si è cambiato, è stato tutto da acqua ferma, da canoa, con le macchie, con queste magliette o scene, e poi dopo un'ora arriva anche in smoking. Però se vedete la macchina là fuori piena di mutande e di calzini, non è degli zingari, è nostra. E dovete sapere che Nicolò ha un altro difetto terribile. Voglio fargli una multa perché avete presente la zona al ZTL? Ecco, lui rispetta i limiti di 30 all'ora, questo bastardo. Vorrei fargli una multa, ma la multa che vorrei fargli di più è per atti osceni in zona pubblica. Però quando ci sono anch'io in macchina, perché ha preso la multa ma insieme al suo insegnante di yoga. Ecco, e cioè dovete sapere che poi cioè, l'altro giorno mio padre mi fa: dai, regaliamo una bella canoa a Nicolò. Gli faccio: cioè, papà, una canoa, regaliamogli un furgone, che se è obeso ha più voglia di far l'amore. Cioè, tu hai voglia di far l'amore? Sì. E lui no, è quello il problema. Cioè, poi vuole non va. Vabbè, comunque, noi siamo una coppia aperta, doppio pacco. Perché lui mi lascia tranquillo, vero Nicolò? Però ormai la società è fluida, quindi doppia perna, doppio pacco, perché non si batte chiodo. Ecco, proseguiamo dicendomi una cosa incredibile di Nicolò. Nicolò è un igienista, vero? Cioè, Nicolò è uno di quei tipi di ragazzi che non si eccita quando ti vede le tette, ma si eccita quando ti lavi le mani. L'altra sera stavamo facendo l'amore, io ero in un momento di felicità, diciamo che era un momento di felicità non così, ma più o meno così, giusto Nicolò? Giusto. E sul più bello lui mi fa: vai a lavarti le mani. E quando sono tornata lui stava già dormendo. Così. No. Dico, beh, che tuo, io vorrei avere un pesante come lui. E l'altra sera, per dare un po' di pepe al rapporto, siamo andati in un locale per scambisti ed è arrivato un tipo bisessuale strafigo e mi ha leccato la guancia. E Nicolò, per la prima volta, che è sempre così, così caldo, fa: no, tu la mia ragazza! E lui fa: ma scusa, vai nel locale per scambisti e poi ti arrabbi, sei geloso? E lui ha risposto: sono igienista. Comunque, cioè ragazzi, dovete sapere che lui mi ha detto: limoniamo a patto che non ci siano bambini. Cioè, Nicolò, stasera non ci sono bambini, cavolo. Approfitto perché ci sono sempre bambini. Poi dovete sapere che ogni volta che cerco di limonare con lui ci sono due gemelle come nei film di Shining che ci guardano. Ecco. Esattamente. E cioè, praticamente nella coppia io sono l'uomo e lui è la donna, se non si è già capito, quindi io esco, ecco, io esco e vado a bere birra, lui sta a casa, va a dormire bello carino con la cuffietta, poi io torno verso le 2 di notte, lui di solito già dorme ma raramente si sveglia, si gira e mi dice: puzzi di birra, e poi torna a dormire. Vado avanti perché Nicolò, cioè, si può parlare ora di Nicolò. Dovete sapere che ora lui ha un nuovo hobby, che è Duolingo. Sapete cos'è Duolingo? È l'applicazione per imparare le lingue. Quindi lui sta imparando il ceco e l'inglese perché appunto non capisce un cavolo. Allora tutto il giorno sento queste notifiche che mi ricordano che non sto facendo sesso. Però l'altro giorno gli faccio: Nicolò, come va? Sono secondo in classifica. Chi è primo in classifica? Bambino di 7 anni. Stava lottando contro un bambino di 8 anni di nome Tommy. Ecco, e voglio un applauso perché io e Nicolò stiamo provando ad avere un figlio. Incredibile, dovremo. Però, continuo? No. Allora, concludo dicendovi che il maschio della coppia sono io, perché nel 2024, se un uomo da Mario si chiama Samantha, può vincere le Olimpiadi femminili e andare a passarsene un carcere femminile, ma se un uomo, se una donna non si depila, fa ancora schifo, quindi viva le donne! A questa straordinaria coppia.